Passiamo a uno che nei Giovani Padani c'è nato e c'è cresciuto. Edoardo Rixi, oggi assessore in Liguria. E quindi un applauso anche a lui, la rossa Liguria è diventata verde. Grazie fratelli, grazie amici veneti. È un onore per me parlare da questa città storica della Serenissima Repubblica di Venezia. Da ligure, da genovese, porto i saluti di una terra che fino a poco tempo fa era roccaforte di Renzi e del centro-sinistra, ma che abbiamo espugnato, li abbiamo piallati, li cancelleremo dalla nostra terra e consentiremo finalmente alla Liguria di legarsi all'economia del nord, di non essere una terra assistita e di tornare a crescere, a produrre ricchezza per i nostri figli, a dare occupazione ai nostri lavoratori, a dare ricchezza e forza alle nostre aziende, perché noi siamo capaci di produrre come sono stati i nostri avi. E di qui io lancio un appello a tutti, che le due serenissime repubbliche marinare tornino a solcare i mari, a ripacificare il Mediterraneo, a far sì di quello che hanno fatto i nostri padri quando era impossibile commerciare sul Mediterraneo, si sono rimboccati le maniche, sono partiti e hanno riportato la tranquillità sulle nostre terre e sui nostri mari. Oggi noi abbiamo bisogno di un paese che torni a essere forte, centrale, che investa sulla politica delle comunicazioni, ma soprattutto che torni a fare geopolitica nel Mediterraneo. Non possiamo pensare di accogliere milioni di persone. Dobbiamo tornare a far sì che il Mediterraneo diventi un mare pacifico dove si possa navigare. Per far questo dobbiamo ricordarci di come abbiamo risolto quel problema, utilizzando la marina militare non per traghettare i profughi in questo paese, ma per difendere le nostre coste e per fare in modo che quei paesi, con le nostre maone, il nostro commercio, la nostra attività, possano crescere. Quindi io ho un appello a tutti: ricordatevi che la grandezza della Repubblica di San Marco è nata solcando i mari, e se questo paese non tornerà a investire sul Mediterraneo, sulla pacificazione, ma se sarà schiavo ancora di un'Europa, di una Germania che vogliono l'instabilità nel Mediterraneo per renderci soggetti più poveri e influenzabili da loro, non andremo da nessuna parte. Quindi che la Lega prenda in mano questo paese e che la Lega porti di nuovo questo paese a essere grande, questa terra essere produttiva, la nostra marina militare a riavere un ruolo in questo Mediterraneo che non è quello di fare i traghettatori dei disperati. Io vi ringrazio, grazie amici, grazie fratelli padani, fratelli veneti, dalla Liguria è scattata una scintilla, ora bisogna appiccare un incendio al palazzo e a cacciare Renzi che sta buttando la disperazione tra di noi. Viva la Lega Nord, viva Matteo Salvini! Yeah.